Ciao ragazzi, buona domenica e bentornati sul canale. Il video di oggi, come sempre, lo dedichiamo alla sistemazione delle carte all'interno dei vari album e questa volta abbiamo ben 5 set da andare a mettere a posto. Il primo fra tutti, quello che avrà più carte, è ovviamente Scintille Folgoranti, però abbiamo accumulato anche qualcosina a livello di promo. E c'è anche qualche acquistino che è arrivato o qualche carta che è rimasta, diciamo, in sospeso, che magari abbiamo tirato fuori da qualcuna delle collezioni che abbiamo aperto, che adesso deve trovare posto all'interno dell'album. Quindi direi di non perdere altro tempo e iniziare subito. Allora, qui abbiamo il nostro malloppetto di carte da andare a sistemare. Queste due pile sono Scintille Folgoranti. Abbiamo una carta di Cronoforze, questo dovrebbe essere uscito da una collezione, non mi ricordo quale, però sono sicuro che arriva da una collezione. Abbiamo questa di Crepuscolo Mascherato, il nostro Ursa Luna, Luna Cremisi versione Special Illustration, questo è un acquisto. Abbiamo il Milcheri, saltato fuori da una delle ultime collezioni di non mi ricordo chi, però appartiene a Corona Astrale insieme a un altro po' di carte. E poi qua abbiamo accumulato anche un pochettino di promo. Quindi inizio a fare spazio per gli album e magari iniziamo da quelli che hanno solo una carta da mettere via. E intanto, come sempre, vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, questo è il momento buono per farlo. E mi raccomando, lasciate anche un bel like e un commento, che leggo sempre tutto molto volentieri. Primo album. Qui abbiamo ben due set dentro, perché questo qui è quello dove ci sono Segreto Fiabesco e Corona Astrale. Quindi ho detto che iniziavamo da quelli con meno carte, però alla fine iniziamo dagli album in base a come sono sulla pila che ho qua di fianco. Quindi così almeno non vado a creare pasticci. Allora, andiamo a controllare perché queste qui si sono accumulate un po' nel corso del tempo, quindi c'è da vedere cosa va dove, così intanto ci facciamo anche un'idea di come procede il set. Allora, qua ne mancano ancora di tipo acqua. C'è il Chuutul. Io devo far passare tutte le carte finché sono sicuro proprio di non averlo trovato. Allora, qua sono sicuro che c'era un Chargeabug. Esatto, eccolo qui. E un Vikavolt. Quindi andiamo a completare una pagina. Qua ci manca l'Anturn per fare la doppia pagina. Poi il Mewtwo l'ho visto prima, eccolo qui. Questi magari arrivano anche dai pacchetti delle collezioni che andiamo ad aprire e poi saltano fuori queste. Man mano si accumulano e poi arriva l'ora di sistemarle. Allora, poi dobbiamo andare sul tipo lotta per il nostro Pancham che sta qui. Poi vediamo perché adesso dovrebbe essere anche zona in cui arriverà la Ultra Premium di Terapagos, che qua è incredibilmente in ritardo. E quindi magari anche lì ci sarà sicuramente qualche pacchetto di Corona Astrale, almeno spero. E quindi magari qualcosa da lì tireremo fuori. Buffalant! Qua faccio vedere così almeno vediamo tutto. Così, eccolo qua, il nostro Buffalant. E poi il Wooloo esattamente qua sotto. Eccoci qua. Poi con il main set abbiamo finito. Manca ancora un po' di carte. E poi dobbiamo andare a metterci a posto questo Lydian che è la 144, quindi sta esattamente qui tra il Lilep e il Bulbasaur. Poi abbiamo la 152 che è il Milcheri, va a fianco al Meditite. E poi passando alle full art, qua non riesco a agganciare l'album, ecco qua va un po' meglio. Abbiamo il nostro Lapras che è la 158, quindi il nostro Lapras Tera Crystal che se ne va qui. Così, ecco qua è la situazione. Così è la situazione, due special e questo magari è qualcosa che porteremo a termine prossimamente, si spera. Devo vedere perché adesso è veramente tanto troppo tempo che non completiamo qualcosa, quindi direi che è ora. Poi facciamo uno scambio tattico di album. Qua
Allora, mettiamo questi sopra. Allora, questo qua è quello delle promo, un po' più piccolo. Però così almeno questo lo caccio sotto, che so che l'ho già fatto. Così man mano poi farò questo trick qui di scambio degli album. Così almeno ne abbiamo sempre uno qua e gli altri se ne stanno tutti buoni buoni. Così possiamo tranquillamente spostarci a destra e a sinistra per avere sempre tutto sotto l'inquadratura. Qui abbiamo il nostro cronoforze abbastanza completo a livello di main set. Manca veramente poco. Qui ci manca Bramblegast Reverse, Totodile Reverse. Ecco qua. Cioè, questo è veramente tanto completo. Quindi potrebbe essere anche questo un buon candidato per portarcelo a termine. È che ci sono sempre un po' di problemini con alcune carte che costicchiano un po' sopra la media. E lì, ecco, i soldi non sono infiniti, purtroppo. Allora, qui dobbiamo solo mettere la nostra convinzione di Angelo. Quindi andiamo tra le full art, che saremo qui. E abbiamo la 201, quindi siamo qua di fianco a Salvatore e guida dell'esploratore. Quindi con questo siamo a posto. Qua devo dire che non siamo messi male, perché comunque di Pokémon dovrebbero mancarne due. Manca il Virizion e manca il Terrakion del futuro. Poi mancano le Special Trainer, le due, ecco, la sua costicchia abbastanza. Però qua devo dire che potrebbe essere fattibile portarlo a termine, anche in tempi abbastanza brevi, sempre che non veniamo puniti da qualche illustration che veramente ci bastona. Quindi, con questo anche cronoforze a posto. Di nuovo il nostro trick. Voilà, 1 e 1, 2. Questo mi sa che è Crepuscolo Mascherato. Poi andiamo di promo. Sì, questo è Crepuscolo Mascherato. Anche lui abbastanza, se non addirittura completo a livello di main set. Perché qua ci sono un sacco di pagine piene. E non vedo l'ora di fare il master set per, diciamo, gustarcelo tutto bello completo. Il main set è fatto qua. Allora mi ricordavo giusto. Anche a livello di illustration, devo dire, non siamo messi male. E poi dobbiamo procedere con il resto. Allora, qua no, noi abbiamo il nostro Ursaluna. Ah, ecco dove sono i problemi. I problemi stanno qua. I problemi stanno qua. Allora, il Greninja c'è. 214, 15, 16. Quindi devo shiftare un attimo l'album. Eccoci qua, così. E qua andiamo a mettere il nostro Ursaluna. Poi qui probabilmente c'è la special di Rubra. E poi Odilita. E poi dovrebbe esserci tutto. Qua ci mancano delle full art. Qua di lato ci mancano alcune full art. Ci manca un Ogrepon, perché abbiamo le tre. E qui sicuramente qua da qualche parte c'è la special dell'Ogrepon maschera turchese. Se no, per il resto anche qui siamo messi abbastanza bene, direi. Allora, anche il nostro Crepuscolo ce lo salutiamo per oggi, sperando di rivederlo presto. E qua andiamo su un album un pochettino più piccolo con le nostre promo. Qui abbiamo un buco immenso di promo che mancano, però le recupereremo, qua non ne parliamo. Anche qui, allora, ecco, dovremmo essere in zona, eh. Dovremmo essere in zona, perché qua abbiamo quelle che arrivano dalle tin. Allora, 144. Questa è la 149, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Abbiamo 51, poi abbiamo 52, Cempao, 53, Magneton, 54 e qualcos'altro,
Sarà un Bruxish, perché è una delle promo di Scintille Folgoranti. 55, 56, 57 lo Zapdos. Anche con le promo devo recuperare tutte quelle degli ETB, cioè dei pre-release che mancano. 58, 59. Poi abbiamo 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66, Ogerpon, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Il nostro Ursaluna va qua, quindi qui ci sarà sicuramente qualcosa che andrà a riempire un po'. Allora, qua devo dire che appunto mancano diversi elementi dei pre-release, qua ne manca uno di Corona Astrale, qui mancano quelli di Crepuscolo Mascherato, qui devo vedere cosa manca, però devo dire che con le promo questa volta sta procedendo bene, devo mettermi dietro, è solo questione di mettersi dietro e recuperarle. Poi l'album di Scintille lo tenevo da questa parte. Così era già bello pronto, perché questo è quello che va rimpolpato un pochettino di più. Quindi ci siamo, eh. Allora, partiamo dall'execute. Qua abbiamo executor. Qui c'è il Durant che non abbiamo ancora trovato. Abbiamo lo Scatterbug, abbiamo lo Spiupa normale, che questo manca. Abbiamo il Morelul, Shinotic e il Delmise. Quindi iniziamo a completare le pagine adesso, quindi arriviamo in quel momento bello proprio. Qui ci manca lo Zarude che sta qui, perché qua andiamo a mettere il Wuochien. Il Ninetales manca. Oh, manca. Qui ci mancavano i Volcarona. Di Volcarona ne abbiamo, l'ho trovato quando ho aperto il display con Ge. Quindi questo c'è. Manca la sua versione reverse, però almeno quelle normali. Con quelle normali abbiamo finito, eh. Allora, poi giriamo pagina. Qua andiamo a cacciarci lo Skeledirge. E questo bellissimo artwork di Carcadè. Quindi altra pagina completa. Phoebas. Qui so che c'è in giro un Milotic EX. Probabilmente sarà nell'altro mazzetto. Perché qua ci sono quelle dall'EX in su. Il Milotic, eccolo qui. Milotic EX. Così, abbiamo completato due pagine bene. Quando l'album inizia ad avere questo aspetto, è sempre appagante. Poi abbiamo lo Spill. Eccolo qui. Cryogonal. Ah, qui c'è il Kyurem. Qui c'è il Kyurem EX. Quindi fianco abbiamo il Bruxish. Qua, altra pagina conclusa. Abbiamo il nostro sacco ferreo qui esattamente nell'angolo. Cempau, Cempau reverse. Prima del Magnemite, qua c'è probabilmente. Ah, c'è il Pikachu. Qua c'è il Pikachu, la numero 57. Questa sono sicuro che l'abbiamo beccata. Stavo pensando a un EX di tipo acqua, invece no, è vero che c'è il Pikachu. C'è il Pikachu. Poi qua abbiamo ancora da inserire il nostro Rotom. E per il resto dobbiamo cambiare pagina. Abbiamo lo Stunfisk e il Kilowattrel. Quindi iniziamo a mettere questa e questa. E abbiamo un'altra pagina completa. Poi Togetic. Azumarill di qua. Latios ci manca ancora. Il Koffa Grigus l'ho visto,
ma non lo ricordo perché non sono ordinate per tipo, ma non per numero. Qui abbiamo l'oricorio e poi dobbiamo passare al tipo lotta, dove qua aggiungiamo il Donphan normale. Questo era quello che mancava, un altro, quindi lo andiamo a mettere a posto. Adesso dovremmo essere completi e poi di scintille ci diamo un'occhiatina anche alla tabella a vedere come ci siamo spostati in termini di completamento. Eravamo fermi a un 69% se non sbaglio. E adesso vediamo a che punto siamo. Qui allora c'è la nostra EX della Hydreigon. Questo sono sicuro di averlo visto perché è qua. Eccolo qua. Diglett Dugtrio. C'è da dire che tra display e quel case di pacchetti singoli ci siamo portati a casa veramente tantissime reverse. E sarebbe veramente una cosa stupenda riuscire a beccarle tutte proprio. Cioè, a beccarle tutte sarebbe una cosa spettacolare. Allora, qua la prima è un Eternatus, però non ci va. Allora, la prima è Palkia. La prima è Palkia, chiamata l'appello a essere messa nell'album. Eccola qui, Tartunator non c'è, però Lapline c'è. Applin c'è, Flapple c'è, Eternatus c'è e Appletune c'è anche lui. Eevee c'è e un'altra pagina è completa. Qua per fare la doppia ci manca solo il Tartunator, poi lo Snorlax. Qua devo spostarmi un pochettino. Eccoci qua, nell'angolo c'è anche lui. Lo Swablu c'è. Il Kecleon c'è. Livello di main set siamo messi proprio bene, eh. Bravery. E poi qua manca Heliolisk. Qui Flamigo. Andiamolo subito a prendere. Eccoti qua. Flygon ci manca nel tipo lotta. Flamigo. Il nostro Flygon che va. Vibrava reverse. Qua. Esattamente qua dietro ci va il Flygon. Eccoci qui. Possiamo tornare alle trainer. Abbiamo il nostro Aris. Qui. Abbiamo il giocattolo, quello per i gatti, qua nell'angolo. Abbiamo il Monte Gravità. Allora, la Scuroball che va qui. Il Monte Gravità che va qua. E poi qui ci sono ancora un paio di asso tattico. Ce n'è una che mi sembra che ho pullato da dei pacchetti che ho aperto off camera. Tipo, se no, per il resto ne abbiamo tre da sistemare. Allora, Amuleto della Speranza, 162. Qua, subito dopo il Terapagos. Quindi, prima qui. Poi abbiamo la 164. Eccolo qua. Così, altra pagina completa. Ci manca questa bacca reverse per completare la doppia pagina. E poi l'altra è la 182, che va qua. Il ventilatore megatonico. Quindi questa è la situazione a livello del main set. E comunque da aprire c'è ancora parecchio. Allora, qui andiamo subito a tirar fuori le illustration. 2. E c'è anche la terza dello Shinotic. Sì, perfetto. Quindi abbiamo Execute. Poi il Bruxish che va qui. Poi abbiamo la 194. Ah, va subito qua, prima del Cast Form. E poi abbiamo il nostro Clobopus che è la 207. Quindi,
Andiamo a mettere qualcosa in questa zona almeno. 201, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eccolo qui, il nostro Globopus. Poi Full Art. Abbiamo queste. E poi ci avanzano le gold e la special. Allora, il Durant è la prima, la 215 va a fianco al Braviary. I peli di gatto, che non so come mai i peli di gatto sono una cosa che è praticamente peggio dell'aria, sono dappertutto. Poi qua abbiamo dopo lo Slaking ci sarà il Sikleezar, perché questa è la 227 228. Andiamo subito a mettere il nostro Sikleezar qua dietro. Eccolo qui. E già che ci siamo, mettiamo l'Arguzia di Lehm, che è la 229. Questa è il 228-229. Poi torniamo un salto indietro a mettere il Palossand, che è la 221, 225, 225, 24, 23, 22, 21. E poi piazziamo le ultime. Quindi 246. Questa è la 48, 47 e 46. 250, questo Monte Gravità. Tra l'altro, le gold con gli stadium ultimamente le hanno fatte veramente super belle. 251, e qua mi sa che questa energia jet è quella che se ne sta di qua da sola, proprio da sola sola, perché è l'ultima carta che va a chiudere questo set, quindi purtroppo se ne sta lì da sola. Potevano tagliarla, che così almeno avevamo qua la nostra finale con tutte le carte giuste. Poi la 249 è un altro strumento, però qua c'è il Pikachu Gold, che manca ancora. Mancano ancora tutte le special. Un bel po' di illustration. E qua bisogna sperare dai prossimi spacchettamenti di evitare come la peste le doppie. Però devo dire, a livello di main set ci siamo quasi, quindi ottimi risultati. Prima di concludere, andiamo a dare un'occhiata all'interno della tabella al progresso che abbiamo fatto con scintille folgoranti. Ci eravamo lasciati dall'ultima sistemazione con un 69% di completamento e circa una settantina di pacchetti aperti. Adesso ritorniamo nella tabella con un più o meno 140-150 pacchetti aperti a stima veloce, e ci siamo spostati su un progresso del 100% per quanto riguarda le tre categorie principali di comuni, non comuni e olografiche. Quindi abbiamo tutto. Mancano 24 reverse, 3 Pokémon EX e qualche asso tattico. Poi, per quanto riguarda invece la seconda parte, siamo ancora un po' indietro, ad eccezione delle gold che stanno veramente in ottima posizione, e in totale siamo all'84% di completamento. Quindi speriamo che i prossimi spacchettamenti, soprattutto i due display di pacchetti singoli, portino veramente bene, soprattutto in questa fascia delle special dove siamo solo al 9%, perché quella è quella che va a impattare di più a livello di costi per quanto riguarda il completamento, perché adesso, come detto, i costi sono abbastanza fuori di testa, sia per quanto riguarda alcuni prodotti, sia per quanto riguarda proprio le carte singole. Sono decisamente fuori portata per il momento, e se non si spacchettano, bisognerà aspettare un pochino che il prezzo raggiunga qualcosa di un po' più abbordabile. Detto questo, siamo arrivati alla conclusione anche per oggi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un bel like, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video.